Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Vi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere al vostro Sacro Cuore, ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze angeliche, con l'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno ascoltando. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, invoco l'intera coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Aiutateci a radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra. Vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione dentro di noi, intorno a noi e nel luogo in cui ci troviamo, affinché possa entrare solo luce, amore, verità, saggezza, integrità, bellezza, guarigione, solo luce, amore più puro ed incondizionato. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie alla coscienza micaelica, grazie Gesù Maria e tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, iniziamo a mischiare le carte, vediamo, iniziamo col gruppo A, vediamo che messaggio c'è per noi. Gentilezza, gruppo A. Gruppo B, intuizione. Gruppo C, amicizia. Vediamo ora le carte delle fate, cosa ci vogliono dire. Gruppo A, creatività. Gruppo B è caduta subito, guarda dentro di te. Gruppo C, sensibilità ambientale. Vediamo le carte dell'Arcangelo Michele, cosa ci vogliono dire. Eccola qui, sono uscite due carte. In questa situazione è utile pregare, la tua guida interiore è vera ed affidabile. Sempre per il gruppo A. Gruppo B, passa più tempo all'aria aperta. Un invito alla meditazione per il gruppo B. Vediamo il gruppo C. Cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele attraverso le carte? Da qui. Lavoro di guarigione energetica. Ok,
Ok, iniziamo la nostra lettura col gruppo A. Mi raccomando, gentilezza, amore per voi stessi, amore per la vita, amore per il vostro corpo. Siate gentili con voi stessi e con tutte le persone che avete intorno. Rispettate la vostra natura sensibile. Sii gentile con te stesso e con gli altri. Parla con parole d'amore, di gentilezza. Va bene, come dire, non vergognarti di essere così sensibile, di essere così empatico, empatica. Non vuol dire, non è un segno di debolezza, è un segno di forza, è un dono meraviglioso. Quindi datti una pacca sulla spalla, abbracciati, dai amore a te stesso e a te stessa. Va bene, questo ti aiuterà anche a riconnetterti con cosa? Con la tua intuizione, con la tua creatività. È venuto il momento di portare fuori ciò che hai dentro, ciò che è la tua natura creativa, vuole venire fuori. Hai bisogno di esprimere la tua anima attraverso i tuoi talenti e le tue capacità. Per fare questo, devi ascoltare la tua guida interiore. La tua guida interiore dice la verità. Tu sei connessa, sei connesso, stai ascoltando bene ciò che la tua anima ti sta dicendo. Abbi fiducia nei messaggi che stai ricevendo, abbi fiducia nella voce che stai ascoltando, perché quella voce sei tu, sei la parte più autentica di chi tu sei veramente, nella tua completezza e nella tua totalità. Stai affrontando un momento un pochino difficile nella tua vita e infatti gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno invitando ad aumentare le tue preghiere. In questa situazione è necessario pregare, è necessario connetterti, è necessario veramente stabilire una connessione autentica tra la tua parte umana e la tua parte divina. Pregare ti aiuterà a risolvere gli ostacoli, le sfide e i problemi che in questo momento stai avendo in un aspetto o in più aspetti della tua vita. Ok? Passiamo al gruppo B. Anima infinita, sei un'anima molto intuitiva, la tua intuizione si sta sviluppando, le tue preghiere, la tua meditazione ti stanno aiutando a ricevere maggiori informazioni dall'inconscio, dalla tua anima, dal tuo sé superiore, dai tuoi angeli. Diciamo che si sta sviluppando la tua intuizione anche dovute alle energie molto potenti che in questo momento abbiamo sulla terra, va bene, e tu sei un'anima molto molto sensibile. Per poter sviluppare la tua intuizione, un invito potrebbe essere anche quello di praticare la lettura delle carte, naturalmente con la protezione. Imparare comunque l'arte divinatoria ti può aiutare a fare chiarezza per ricevere risposta a quelle che sono le tue domande. L'invito è quello di credere nella tua intuizione, qualunque cosa accada, credi in te stesso, credi in te stessa, perché questa è la strada giusta. L'invito è proprio quello di ascoltare la voce interiore, di ascoltare la tua anima, di ascoltare quello che la tua anima e gli angeli stanno cercando di dirti. Diciamo che un invito è anche quello di uscire nella natura. Uscire nella natura ti può aiutare a sviluppare questa intuizione, questa connessione. La connessione con la madre terra ti riporta a uno stato di pace, a uno stato di equilibrio, ti aiuta ad eliminare i pensieri negativi, ti aiuta a riportarti al centro direttamente in connessione col tuo sacro cuore. Anima infinita, un invito alla meditazione, alla preghiera e alla connessione con te stessa e ad ascoltare ciò che l'intuito ti sta dicendo. Ok, passiamo al gruppo C. Diciamo che è venuto il momento di cercare anime compatibili a te, anime simili alla tua vera natura angelica, la tua vera natura di anima antica. Hai bisogno di trovare persone con cui confrontarti. Alcuni di voi hanno già incontrato delle persone interessanti, delle persone con cui condividere le proprie
le proprie esperienze, vi può essere proprio anche una partnership lavorativa, una collaborazione, assolutamente. Se ti stavi ponendo domande se queste persone sono giuste per te, la risposta è positiva. Hai bisogno di socializzare, hai bisogno di connetterti con anime elevate spiritualmente. Sei molto sensibile in questo periodo particolare della tua vita, sei molto sensibile a che cosa? Agli ambienti, sei sensibile al computer, al cellulare, alla televisione, alla tecnologia, quindi cerca di usarla con, come dire, con cautela, ma voglio dire, se devi lavorarci, ok, utilizza la tecnologia, però cerca di staccare. Abbiamo visto che tutta la lettura di oggi è molto incentrata sul discorso della meditazione, del ritiro spirituale, dell'allineamento spirituale, della preghiera, nel ritrovare te stesso, te stessa, va bene? Sei molto sensibile, hai bisogno di proteggerti, chiedi aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, di proteggerti energeticamente, di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, perché questo ti aiuterà ad essere più forte, ad affrontare meglio le tue giornate in questo periodo in cui sei particolarmente sensibile. Un invito anche quello di fare delle sessioni di guarigione energetica, ti possono aiutare a riequilibrarti laddove hai bisogno a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Hai bisogno anche di affinare le tue capacità di guaritrice o di guaritore, hai bisogno di frequentare dei corsi con dei maestri avanzati di livello, dei maestri spirituali elevati, che se, in cui senti di aver fiducia in queste persone, senti che questa è la strada per te. Se ti stavi domandando se frequentare un corso di guarigione è la tua strada, ebbene la risposta è sì. Se ti stavi domandando se la tua missione è quella di servire la luce attraverso la guarigione energetica, la risposta è affermativa. Ok? Bene, anime infinite, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura. Chiediamo agli angeli, all'Arcangelo Michele di darci un messaggio importante. Vediamo un po', hai finalmente la facoltà di esprimere ciò che era bloccato. È proprio il momento giusto, quello più adatto per smettere subito di attendere e rimandare. Tutto ciò che era solo impotenza adesso può trasformarsi in vera e propria azione. Basta cominciare subito, basta volerlo davvero. Bene, anime infinite, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Mi occupo di facilitare anche il Logos Healing. Logos Healing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola ed è in grado di aiutarci ad eliminare tutti i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, i traumi del passato, tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere, tutto ciò che ci sta impedendo di essere dei canali di luce puliti, ok? E poi c'è il lavoro di riprogrammazione che ci aiuta ad allineare la nostra energia nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi. Volevo anche ricordarvi che mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico di persona o a distanza attraverso le nuove frequenze di luce. Sono delle energie nuove presenti sul pianeta in grado di riequilibrare in tantissimi livelli. E presto inizierò il percorso, il nuovo percorso di coaching di 9 settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce. Ragazzi, è da casa, sono 9 settimane, imparerai tutto su la guarigione in presenza, la guarigione a distanza, la guarigione con la foto, la guarigione con lo sguardo, la guarigione di liberazione, tutti gli aspetti del riequilibrio energetico, assolutamente in 9 settimane. Non c'è livello 1, livello 2, livello 3 come in altre tecniche. Questo è un lavoro molto completo, molto potente. Alla fine di questo percorso sarai in grado di fare quello che faccio io, chissà, magari anche molto di più. Ok, va bene, volevo anche ricordarvi che invece chi è interessato ad imparare a connettersi con gli angeli e con l'Arcangelo Michele, il 21 di giugno inizierò il percorso di coaching online per imparare a connettervi con gli angeli. È un percorso potentissimo, è un percorso completo che vi aiuterà a connettervi con i vostri angeli e con l'Arcangelo Michele. Se siete interessati, non esitate a contattarvi.
Io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao!